l'ultimo arrivo, ma meno, non è meno importante. Sicuramente è l'ultimo tassello che conclude e chiude un cerchio. Siamo soddisfatti ancora di più di questa entrata. Non era poi sicuramente un 5 come tutti o tanti si aspettavano, con una qualità molto elevata, credo. Un giocatore che potrebbe spostare gli equilibri anche in categoria superiore. Lui ha dimostrato anche lui di avere una grande volontà e una grande voglia di giocare con noi, quindi ben venga. È un'arma in più che avrà Federico. E questa è la squadra, di ragazzi che hanno voglia di almeno di provarci. Aggiungo, cosa che non ho fatto altre volte, ci tengo che lo scriviate, che all'ingresso dell'organico della prima squadra è rientrato, cosa che abbiamo sempre non messo in evidenza, ma è rientrato Mastellari, che per noi è un elemento molto importante per il futuro, per oggi e per il futuro. Lui ha avuto un'esperienza a Imola, è tornata con noi, è un elemento che ci dà qualità, e questo lo dimostra anche Federico, ci dà qualità e ci dà anche la speranza per il futuro. Quindi è da sottolineare, mi scuso se non l'ho fatto prima, perché comunque è importante per noi che il ragazzo sia qui. Dunque niente, vabbè, domenica affronteremo Castel Fiorentino, che è la seconda trasferta toscana, visto che abbiamo tutte, incredibilmente, nel girone di ritorno tutte le trasferte toscane, tutte le squadre toscane fuori casa, e sono campi, questo è un discorso generale, sono campi molto difficili, molto caldi sempre, giocano una pallacanestro le squadre toscane molto all'arrembaggio, quindi diversamente da certe altre sono squadre che tendono a correre molto, aggredire e a essere poco, non voglio dire poco precise nelle situazioni offensive, ma rompono spesso i giochi e prediligono un gioco in transizione, un gioco fatto di letture immediate, e quindi noi dovremo essere bravi a stoppare questa loro energia. Tra l'altro il fatto che abbiamo spesso qualche difficoltà nell'accoppiarci immediatamente nelle situazioni di transizione difensiva, sappiamo che è un nostro piccolo, così, una piccola parte tattica da migliorare, quindi dobbiamo stare molto attenti a questa situazione che ci si può presentare. La squadra è una squadra fatta di due o tre buonissimi esterni, uno è Venucci, il playmaker mancino, un buonissimo tiratore, 35% da tre, uno che può tirare tranquillamente piedi per terra da 8 metri senza fatica, è un giocatore di uno contro uno, un giocatore che costruisce ma può segnare anche tanto, non a caso è il miglior marcatore con 15 punti di media della squadra. Il secondo giocatore più importante in assoluto è Bertolini, il loro numero 4, numero 4 atipico, molto simile ai nostri, cioè un giocatore di 2 metri e passa, fisico, di stazza, ma tiratore, con propensione a giocare da esterno. Lui attualmente ha 12 punti di media, ma sono quei giocatori che possono tranquillamente farne 20 in ogni momento. L'altro giocatore più importante è sicuramente Montagnani, che è una guardia tiratrice atipico, perché sa giocare bene con la mano destra, la mano sinistra, destro, hanno due numeri 5, due centri puri di stazza, veramente grossi, uno è Crotta, giocatore che ha militato tanti anni in DNA, e Dolic. Però l'attenzione da parte nostra nelle ultime partite era massima, doveva essere massima, perché prima Livorno, poi Piacenza, ma la stessa Cento, stavano vivendo dei momenti importanti e non dobbiamo sederci, sicuramente è una di questa
è una di quelle partite che se affrontiamo pensando di averla già vinta prima ancora di salire sul pullman, non abbiamo capito niente, ma soprattutto perché la nostra striscia deve proseguire per prendere fiducia, morale in vista dei playoff, prendere coscienza dei nostri mezzi e soprattutto mi viene da dire proprio per questa partita inserire nella maniera migliore i nuovi arrivati. Mi sembra di dire. Capitano sarà Caroldi. Attenzione, facciamo un passo indietro. Tanto poi me l'avresti chiesto. L'11° sarà Finn. Ma Finn rimane il capitano. Attenzione bene. Non abbiamo intenzione di cambiare minimamente questa cosa, perché anche Gabriele ha tutte le caratteristiche per essere ancora il nostro capitano. Fare l'11° non è una bocciatura, è una situazione che si è venuta a creare dopo il mercato. Capisco parte di loro che magari possono non essere contenti perché uno rischia di star fuori, un loro compagno sta fuori, come è successo prima con Saravalli, o magari qualcuno potrebbe avere dei minutaggi diversi, però la società ha fatto uno sforzo per migliorare la squadra, per migliorare la fortitudo, per raggiungere tutti insieme un obiettivo. Gabriele è consapevole di questo, io ho grande stima sia della persona che del giocatore. Abbiamo parlato a lungo in questi giorni e non posso dire che l'abbia presa bene, è evidente, però lui sa, io e lui abbiamo parlato di cose che non è il caso in questo momento di riportare, ma ha tutta la mia fiducia nonostante sia l'11° ed è per questo che rimarrà il capitano della nostra squadra. È chiaro che deve essere indicato un nuovo capitano nei 10 che andranno in campo, e in questo caso sarà Caroldi, che a sua volta, anche qui non abbiamo stravolto niente, che a sua volta era già per noi il vice capitano, passatemi questa cosa, nel senso che ce l'avevamo già detti da agosto che fin in tutto e per tutto era il nostro capitano, ma Caroldi era comunque il suo assistente, mettetela come volete. Scrivetela come volete. Non vorrei dire che sarà una costante, diciamo che lui in questo momento, per una questione anche tattica, è fuori dalle rotazioni, però nei 10, però lui sappiamo che si allenerà sempre con grande spirito, con grande voglia, ci darà una mano perché comunque rimane il nostro capitano e deve essere pronto in ogni occasione per rientrare. Sappiamo bene che la stagione, se ce la facciamo, ed è il nostro obiettivo, è ancora lunga, e quindi guardiamo le altre squadre, guardiamo quello che è successo nelle altre squadre. Toccando ferro, tutte le squadre hanno avuto degli infortuni importanti. La stessa Tortona aveva preso Viglianisi per coprire il buco di Gioria, adesso si è fatto male Viglianisi. Quindi insomma, se uno vuole andare avanti, arrivare ai playoff con un organico fresco, non già devastato da mille battaglie, è giusto che si presenti nella miglior condizione possibile. E adesso poter contare su questi 10 più Gabriele, che per me è una sicurezza, e sapere che in ogni momento può sostituire un suo compagno, per noi è fondamentale. Sta smaltendo l'acciacco di riportato nell'ultima partita, e quindi con cure, polpacere, ancora ci sarà senza problemi. Assolutamente sì, è una questione che ho spinto molto la società per venire qui, perché comunque dovevo stare 2 mesi fermo, perché ormai erano arrivati, mancavano 2 presenze prima di andare in tribuna con la Virtus. Quindi questa è stata un'occasione per mettermi in gioco, è il primo anno da senior, quindi vediamo una squadra senior, quindi vediamo come andrà, in vista soprattutto per gli europei quest'estate con l'Under 20.
Onestamente conosco alcuni, Venturelli, Spizzichini, altri soltanto per nome. Conosco molto Sabatini, ho giocato insieme l'anno scorso. Io spero di dare il 100% a tutto quello che mi chiede l'allenatore, poi dopo il campo parla. Ah, di sicuro mi aspetto, vedendo anche i video così, quando è stato sette anni fa, quando ho iniziato a scegliere la squadra dove andare, che ho provato qui con la Fortitudo, sono 2 settimane a fare un torneo in Svizzera, ho visto solo una partita in casa della Fortitudo, conoscendo un po' la Fossa, vedendo alcuni video, poi la mia ragazza che è della Fossa, quindi so di cosa si parla, mi aspetto un bellissimo ambiente assolutamente, anche qualche fischio però, beh, ci sta, ci sta. Poi spero di avere tutti amici. Ma io sono pronto, comunque mi sono sempre allenato fino all'altro ieri con la Virtus, quindi spero di entrare subito in campo e dare quello che posso dare, quello che mi chiede l'allenatore, quindi sono pronto assolutamente. Onestamente ho avuto altre chiamate, però non c'è stata l'opportunità da parte della Virtus di mandarmi. Quindi poi alla fine era gli ultimi giorni di mercato che si chiudeva, è stata un'occasione, piuttosto che andare a fare una Serie B da qualche altra parte, comunque sta sempre pure la Fortitudo, quindi è un'emozione.